www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone. Puntiamo i riflettori su un settore che si sta affermando sempre di più e che sta conquistando i mercati esteri con sempre maggiore successo. Riscaldarsi in modo adeguato è fondamentale, così come lo è farlo rispettando regolamenti e parametri imposti in materia, soprattutto risparmiando denaro e rispettando l'ambiente. Perché è ormai assodato? L'inquinamento ambientale, soprattutto nelle grandi città e nei grossi nuclei urbani, non si combatte solo con gli stop alla circolazione automobilistica o con le targhe alterne. È risaputo che l'inquinamento atmosferico è causato anche dagli impianti termici, caldaie, emissioni di fumi, eccetera, eccetera. Ecco perché è fondamentale, nella scelta del tipo di impianto da installare nella propria abitazione, conoscere ed avere informazioni giuste. L'impresa che ci apre oggi le porte opera proprio in questo settore. Helios Tecnologie, la cui sede si trova nel nucleo industriale di Flumeri, da circa 30 anni si occupa di lavorazioni metalliche, ma si è specializzata nella costruzione di termocamini e termostufe. Anni di ricerca in stretta collaborazione con centri di ricerca pubblici e privati, dipartimenti universitari e specialisti in materie ambientali hanno portato ad un risultato entusiasmante e soprattutto alla realizzazione del progetto del biotermocamino, un vero e proprio brevetto, una caldaia camino policombustibile ed alienabile, oltre che a legna e pellet anche a mais e nocciolino. Anche questa è l'Irpinia, terra di brevetti e intuizioni, di sfide del mercato e innovazione, terra del made in Irpinia. Per saperne di più ci aspetta Rocco De Luca, che è il titolare dell'azienda Helios. Allora, Rocco De Luca, oggi parleremo di riscaldamenti, in particolare di biotermocamini, che è il biotermocamino, diciamo, il vostro prodotto per eccellenza. Daremo anche dei consigli, magari istruzioni per l'uso, eccetera. Però cominciamo da un dato: la vostra azienda, insomma, sta crescendo a dismisura negli ultimi anni, un fatturato di tutto rispetto. Come nasce questa idea imprenditoriale? Voi in realtà avete una tradizione che non è legata, diciamo, al biotermocamino. Effettivamente la nostra tradizione è legata alle carpenterie metalliche, ma non in particolare al termocamino. La realtà del termocamino nasce nel 2006. C'era un desiderio da parte mia e di mia sorella di creare una realtà che andasse a rivoluzionare quello che è il riscaldamento domestico. Quindi si è cercato di entrare in questo settore e di cambiarne un poco quelli che sono i connotati, andando ad investire in macchine domestiche ma con dalle prestazioni diverse, quindi che oltre ad alimentarle a legna, così come era il mercato tradizionale, ad alimentarle anche a pellet e nocciolini. Quindi, ecco, per questo biotermocamino, insomma, anche questo, di qui, insomma, la definizione. Il vostro mercato è un mercato nazionale? È un mercato soprattutto nazionale, con qualche puntata anche all'estero, soprattutto nel nord Europa, perché lì c'è una certa attenzione all'ecologia, quindi ai prodotti rinnovabili, quindi c'è disponibilità ad accettare quelli che sono i nostri prodotti. Ecco, lei mi diceva che c'è comunque una differenza tra il mercato nazionale e quello estero, legato soprattutto anche al prezzo del gas. Insomma. Sì, in alcuni paesi europei, soprattutto quelli più vicini, c'è molta più propensione a riscaldarsi con il gas e l'energia elettrica, perché i costi sono più bassi e quindi è preferibile.
Ecco, allora raccontiamo proprio bene, diciamo, come nasce, ecco, la vostra prima esperienza, la vostra prima realizzazione, il vostro primo camino, dove l'avete installato, dove l'avete, come l'avete realizzato? Sì, è stata veramente una bella esperienza, perché è nata l'idea di creare questo termocamino policombustibile, quindi ci siamo ricavati un piccolo spazio all'interno dell'azienda di mio padre, di famiglia, e man mano, grazie all'operato di un esperto del settore, siamo riusciti man mano a creare questo tipo di termocamino. Le prove sono state tantissime, non lo nego che i primi tentativi sono andati falliti, però man mano siamo riusciti a creare un prodotto efficiente e dalle grandi prestazioni. Quindi anche voi siete un esempio di, diciamo, coraggio imprenditoriale in questa provincia. Sì, io dico che l'imprenditore è un sognatore che sogna di creare una realtà per sé per migliorare la sua posizione, ma di fatti poi va anche a migliorare quella che è la realtà del investendo e creando comunque occupazione. Ecco, adesso entriamo proprio, poi andremo ovviamente a vedere come si realizza, diciamo, un biotermocamino, entreremo appunto nel settore produzione, però parliamo ancora un po', diciamo, di questa provincia prima di entrare nel merito. Quali sono le difficoltà che incontrate voi imprenditori, le principali difficoltà che, insomma, se si potessero risolvere magari vi spianerebbero la strada? La grossa difficoltà è che noi qui in Irpinia non riusciamo a fare squadra. Non riusciamo a fare squadra perché poi se ne parla abbondantemente di infrastrutture, di efficienze. Da questo punto di vista ce ne sono tante, però ne hanno già parlato, ne parlano abbondantemente tutti. Io vorrei parlare più che altro della necessità da parte dell'imprenditoria locale di fare squadra. Quindi un appello agli imprenditori è proprio quello: mettiamoci insieme, sfruttiamo, creiamo dei marchi di eccellenza, andiamo all'estero, perché purtroppo solo il mercato italiano non permette di vivere bene. Quali sono i consigli che lei si sente di dare, insomma, a chi ci sta seguendo in questo momento, proprio nella scelta del riscaldamento per la propria abitazione? Per la scelta del riscaldamento io consiglio prodotti policombustibili, nel senso che oggi purtroppo non si può essere schiavi di un solo combustibile, che possa essere il pellet, la legna e il nocciolino. Quindi il consiglio è creare e andare ad installare nelle proprie abitazioni delle macchine policombustibili. Quindi, perché uno oggi può scegliere di usare il pellet, domani la legna, dopodomani il nocciolino. In questo modo si fa scegliere quello che è il combustibile che dà le migliori garanzie dal punto di vista del prezzo. Ecco, il vostro mercato soprattutto in quali zone si concentra? Allora, le regioni che recepiscono meglio il nostro prodotto sono soprattutto la Calabria, la Campania, il Lazio, la Toscana, diciamo il centro-sud Italia, perché c'è la tradizione del camino, le abitazioni sono predisposte perché hanno già la canna fumaria, hanno degli impianti già idonei. Negli appartamenti è diversa? Negli appartamenti è meno facile installare un termocamino perché necessita comunque di una canna fumaria. Nei condomini diventa difficile perché i regolamenti lo proibiscono, soprattutto nelle grandi città. C'è naturalmente la concorrenza non soltanto in zona, anche a livello nazionale. Ecco, su cosa state lavorando voi in modo particolare proprio per dare quel di più che possa far scattare? Sì, noi in realtà stiamo uscendo un poco dal mercato tradizionale del termocamino, oppure diciamo del riscaldamento, che la famiglia che acquista oggi un termocamino è convinta di acquistare una macchina, ma in realtà acquista il calore. Quindi acquistando il calore vuole un calore sicuro, garantito, ecologico ed economico. Quindi economico, con la policombustibilità cerchiamo di dare tante possibilità. Ecologico, usando prodotti di scarto, di fatto non andiamo a creare le condizioni diciamo, che possono danneggiare la natura. Sicuro e garantito invece è quello che noi stiamo cercando di fare. Noi vogliamo assicurare al nostro cliente un calore sicuro, quindi vuol dire una consulenza preacquisto, un efficiente montaggio fatto dal cliente o dall'installatore, ma in maniera diciamo condivisa con noi, sia la prima accensione che l'assistenza garantiti in tempi certi. Mi spiego, oggi la difficoltà dell'utente finale è proprio quella di non avere garanzie di chi ti risolverà il problema e in che tempi.
qualora si dovessero creare le condizioni. Noi vogliamo creare un servizio che nelle 48 ore l'azienda risolve il problema, quindi dare garanzia di efficienza ed efficacia. Lei ha, diciamo, accennato anche, insomma, le problematiche ambientali, insomma, è risaputo che gli impianti di riscaldamento, almeno nelle grandi città, sono, cioè, contribuiscono all'inquinamento atmosferico, sì. Quindi non è solo una questione di automobili, eccetera. Invece con questi biotermocamini, lei diceva, si rispettano i criteri imposti, perché poi ci sono delle regole da rispettare. Sì, sì, si rispettano i criteri, anche se questi criteri diventano sempre più stringenti e in alcune città addirittura si sta vietando anche l'uso di termocamini per le emissioni di polveri sottili. Questo è un qualcosa che si riesce a risolvere, per il momento non siamo riusciti a risolvere, diciamo, quello che è la realtà, perché le emissioni di polveri sottili comunque con la cenere il camino ne emette abbastanza, però lavorando su questi prodotti innovativi penso che nel medio termine si possano ridurre quelle che sono anche queste emissioni. Lei diceva, state provando anche a lanciare una stufa? Sì, noi già siamo sul mercato da un po' di anni con la stufa, anche se man mano sta entrando sul, diciamo, anche in tutto nel mercato nazionale. Abbiamo voluto fare delle prove nelle regioni a noi limitrofe perché, come sappiamo, che i primi modelli comunque necessitano di un'assistenza diversa e quindi è giusto provarli prima nelle regioni limitrofe. Tutte le caratteristiche della stufa, della biostufa, come la definiamo noi, sono comunque caratteristiche simili al termocabino, quindi policombustibilità ed efficienza. Rocco De Luca, adesso tocchiamo un argomento che interesserà sicuramente molto, ecco, sul fronte del risparmio, cioè oggigiorno si cerca di avere il massimo calore con la minima spesa, ecco, lei cosa consiglia? Consiglio di utilizzare sempre questo tipo di prodotto, perché? Perché dà la possibilità. Se io ho un boschetto e un po' di legna e comunque la devo pulire perché la normativa me lo impone, io posso usare questo tipo di legna per riscaldarmi una parte per qualche mese. Poi posso utilizzare del nocciolino che comunque sono scarti, quindi hanno un costo relativamente basso. Posso usare il pellet che posso acquistare casomai nel periodo estivo che costa di meno. Da un calcolo fatto, da un'indagine ai nostri clienti, abbiamo visto che rispetto al gas, nonostante l'aumento del pellet e la diminuzione del gas, possiamo dire che c'è ancora un risparmio che supera il 50%. Bene, tra poco andremo a visitare, insomma, il settore produttivo, ma anche un altro settore della vostra azienda che è molto importante, quello della formazione. Però prima di andare volevo puntualizzare anche un po' l'attenzione sulla vostra azienda. Voi dicevate avete circa 3 milioni di fatturato, 40 dipendenti mi pare. No, 40 è l'intero, tra le due realtà, la realtà paterna e la realtà Helios. In realtà in produzione, tra produzione commerciale e assistenza, la Helios occupa circa 20 unità. Quindi voi contribuite alla ricchezza di questo territorio? Sì. Sicuramente, anche perché la grande soddisfazione, le faccio un esempio, nel 2015 sono nati 3 bambini, nel senso che 3 giovani coppie che lavorano in azienda comunque hanno concepito dei bambini. Per me è una grande soddisfazione perché è una realtà giovane, con giovani che grazie anche alla Helios, quindi a quanti acquistano i prodotti Helios, sono riusciti comunque a poter mettere su una famiglia e quindi avere dei bambini. Un'ultima cosa, come mai non avete pensato finora, come in realtà molti altri suoi colleghi hanno fatto, di spostare la vostra produzione al nord o al centro dove le infrastrutture sono molto più... Faccio una battuta, io sono originario di Grotta Minardi, vivo a Grotta Minardi, io sono legato al campanile, mi abbraccio al campanile, non riuscirei a stare lontano e vorrei tanto che anche i miei figli domani riuscissero a trovare le condizioni per restare qui in zona, in Irpinia, e farò di tutto, anche è noto, anche il mio impegno fuori dal diciamo, anche nel sociale, farò di tutto affinché anche altre famiglie possano restare a Grotta Minarda, quindi, o in Irpinia, quindi è un impegno importante, però non esiste, farò di tutto per restare in zona, poi il futuro
ti darà ragione. Allora, per installare un biotermocamino bisogna essere professionalmente preparati, non ci si può improvvisare e soprattutto bisogna conoscere le avanzate tecnologie. Adesso andiamo a vedere dove, insomma, avvengono questi corsi di formazione che voi stessi, insomma, promuovete all'interno. Sì, sì, noi abbiamo delle aule di formazione dove gli installatori o i vari distributori possono portare i propri installatori, vedono e provano materialmente come si installa un prodotto e le migliori condizioni di utilizzo. Andiamo. Eccoci nell'aula formazione, non è un'aula di scuola, magari gli istituti scolastici avessero delle aule così. Qui insomma formate i vostri addetti, perché come dicevamo nulla è lasciato al caso. Sì, qui si tengono i corsi dove sia i distributori che gli installatori vengono in azienda, vengono a formarsi, quindi uniscono la parte teorica, il nostro tecnico spiega il funzionamento e le caratteristiche del prodotto, anche la parte pratica, perché possono vedere in funzione quelle che sono le macchine, quindi posso assicurare che crea un certo effetto vedere la pratica e la teoria, si rendono conto che realmente le prestazioni che noi dichiariamo sono reali. Ecco, quindi quali sono le figure professionali che voi ricercate in un eventuale vostro allargamento? Noi ve lo auguriamo naturalmente, ma lo auguriamo anche alla provincia, perché sarebbero anche nuovi posti di lavoro. In futuro ci auguriamo di poter assumere altri saldatori, ma soprattutto personale specializzato nel campo dell'installazione e dell'assistenza ai nostri prodotti, perché noi crediamo molto nel post vendita e quindi abbiamo bisogno di figure specializzate in questo tipo di settore, così come anche persone che possano poi anche collaborare con noi dal punto di vista marketing e comunicazione. Quindi chi acquista un biotermocamino sa che insomma acquista anche un'assistenza per tutta la vita del camino che va ad acquistare. Senza garantire, infatti noi abbiamo il servizio ELSCAT, è un servizio dove noi garantiamo manutenzione annuale all'utente, un'assistenza celere e per 7 giorni a settimana, 24 ore al giorno, e quindi il cliente quando acquista Helios si deve sentire garantito che avrà calore sicuro a casa. Noi vogliamo anche essere utili, no, ai nostri telespettatori, insomma ogni tanto si sentono dei nuovi prodotti che possono essere bruciati, insomma, per produrre riscaldamento, insomma c'è stato il periodo del nocciolino, il periodo del pellet, il periodo insomma, di questi legni sintetici compensati, pressati. Lei mi diceva il pellet è quello che è andato di più, però i prezzi sono un po' lievitati. I prezzi, purtroppo la domanda del pellet è talmente aumentata che la legge della domanda e dell'offerta, quindi ha portato il prezzo a crescere tanto. Quanto si può fare una? Sì, ma l'incidenza più alta è stato anche l'aumento dell'IVA, perché prima l'IVA era il 10%, è stata portata al 22%, quindi l'incidenza già da questo punto di vista è stato tanto. Se a questo uniamo anche la grande richiesta, il pellet oggi è un prezzo medio di 5 euro a sacco. E qual è il materiale meno costoso? Allora, oltre alla legna, che tradizionalmente è quella meno costosa, però un poco, se uniamo comodità a costo, conviene il nocciolino, perché bucce di nocciola di qualsiasi tipo, di qualsiasi modello. Poi c'è stato il periodo della Sansa, mi ricordo, sì. Anche questo, insomma. Ma il nocciolino che intendiamo noi è proprio il nocciolino di Sansa, però pulito, quello desoleato. Rocco De Luca, adesso stiamo andando proprio nel settore della produzione, andremo a vedere come nasce, come si realizza un biotermocamino della Helios, rigorosamente made in Irpinia. Sì, sì, tutto rigorosamente fatto qui, arriva la lamiera ed esce il prodotto finito, già collaudato, quindi ora vi accompagnerò in produzione, dove ci aspetterà Paolo, il quale ci presenterà tutto il processo produttivo.
dalla lamiera al prodotto. Dalla A alla Z. Perfetto, okay. Andiamo. Lui è Paolo. Buongiorno. Paolo, il quale ci accompagnerà in questo percorso. Responsabile di produzione. Responsabile di produzione, sì. E lui è Paolo. Eccoci Paolo, stiamo entrando nel capannone. Unità produttiva dove tutti i nostri prodotti nascono, crescono, quindi tutto il processo di realizzazione. Ricordiamo a chi ci sta seguendo in questo momento che stiamo parlando appunto di biotermocamini, quindi andremo a vedere proprio tutte le fasi di costruzione di un biotermocamino e anche di una biotermostufa. Siamo nel settore dello scarico materia prima, qui insomma. Queste sono le lamiere da dove nascono un po' tutti i nostri prodotti, in diversi formati e diversi spessori. Lavoriamo da uno spessore di 5 mm per le parti un po' più importanti, fino ad andare a finire a 1,5 mm o 1 mm per le parti come rivestimento e strutture di rifinimento. Quanti camini riuscite a produrre in un giorno? Allora, varia un po' anche in base alla stagione in cui ci troviamo. La massima unità produttiva siamo sui 7-8 pezzi al giorno in media. Quindi insomma cercate di far fronte al fabbisogno, alle richieste che avete, insomma. Esatto, sì, il periodo invernale che c'è una vendita, il mercato spinge di più, l'unità produttiva si adegua e quindi aumentiamo il ritmo. Ok, andiamo avanti con la spiegazione. Sì, allora in questo momento c'è in funzione la macchina che sta tagliando la nostra materia prima, è un taglio al plasma. Noi con... ti spieghiamo cosa vuol dire taglio al plasma. Il plasma è un taglio che avviene con misto tra un gas e una forte corrente. Noi tramite AutoCAD impostiamo dei disegni alla macchina, al controllo numerico, la macchina ci compone questo taglio che ci crea le parti che poi andranno a confluire tutte insieme nella struttura di del termocamino, in qualche accessorio, nel rivestimento. In questo caso adesso sta creando la serranda dove lo sportello scorre. Ma è importante l'utilizzo di un particolare materiale per realizzare i biotermocamini? Perché sennò probabilmente non si avrebbe, diciamo, l'effetto che si ha. Un buon acciaio è fondamentale come materia prima. Questo è il materiale che noi usiamo. Questa è una lamiera cosiddetta chiamata decapata, quindi è un materiale di un certo livello. Va bene. Si può apprezzare l'arco elettrico che sollecita il gas ad alta pressione e crea questi disegni, questi puzzle. In questo caso specifico sta facendo una serranda. La serranda è quella struttura dove accoglie lo sportello quando si solleva, quando scorre. Qua è come viene realizzata dal taglio plasma. Poi successivamente, dopo la piega, che è l'altra macchina alla vostra sinistra, si viene fuori questa struttura grezza. Andiamo a vedere questa piega come avviene. Ecco qua. Non è altro che un macchinario che con delle lame, quindi un coltello come si chiama tecnicamente, va a sollecitare secondo un programma prestabilito la piega della lamiera. In questo caso la macchina sta piegando la struttura proprio del camino, la struttura interna. La lamiera
miniera è stata tagliata dal plasma, è stata piegata, come si può apprezzare da questi scaffali che contengono un po' tutto il puzzle dei nostri prodotti, dei termocamini o delle termostupe. Poi questi vari pezzi del puzzle arrivano nei box dove i saldatori, quindi il reparto saldatura, li unisce, gli dà forma. Li assembla praticamente. Esatto. Possiamo vedere in questo box una lavorazione di un termocamino. È stata creata la struttura interna, è stata inserita la serpentina per il sanitario, quindi per la produzione di acqua calda sanitaria. Adesso manca il completamento della parte esterna. Nell'intercapedine tra l'interno e l'esterno ci sarà poi l'acqua che il calore, la fiamma riscalderà e andrà poi a finire nei termosifoni. Parlavamo di serpentina, questo è importante per un biotermocamino perché là dentro passa appunto l'acqua. L'acqua del sanitario, noi come si può apprezzare ogni componente, ogni processo produttivo è realizzato da noi qui in azienda. Questo è stato orgoglio sin dalla nascita della Helios perché per noi il Made in Italy ha un significato molto importante, quindi le produzioni in generale di qualsiasi componente che faccia parte dei nostri prodotti sono realizzati tutti da noi in loco, in azienda, quindi cerchiamo di mantenere il Made in Italy un marchio molto molto importante. Noi parlavamo anche di Made in Irpinia magari. Il Made in Irpinia è ancora una specifica che dà ancora più valore nelle nostre. Speriamo che diventerà un fiore all'occhiello del Made in Italy in generale. Sicuramente, sì. Questo diciamo, è un reparto più di rifinitura, sono già componenti esterni alla struttura. Nel caso specifico qui si ha su una lavorazione dello sportello del termocamino, perché le nostre macchine hanno uno sportello proprio per far sì che il calore rimanga intrappolato all'interno del termocamino e dedichi il suo calore prettamente all'acqua che deve riscaldare. Quindi ha uno sportello con un vetro, lo sportello può scorrere in verticale o può essere aperto in battente. Quindi, questa è una richiesta che può fare diciamo, l'acquirente oppure avete già dei modelli prestabiliti? Prestabiliti, noi poi le vedremo, magari ci sono tre modelli di tre dimensioni prestabilite di termocamino, diciamo un piccolo, un medio e un grande. Ed eccoci al punto dove si trovano le strutture quasi finite insomma del biotermocamino. È completa in questo reparto. Paolo, lei mi raccontava che praticamente soltanto voi utilizzate un determinato tipo di manutenzione di queste strutture, cioè è una coibentazione particolare. La peculiarità della Helios. Ecco, noi, spieghiamola. I nostri termocamini, che allora in questa fase i termocamini sono stati completati dalla saldatura, quindi la struttura è terminata, la struttura nuda, cruda, mancano ancora tutti i componenti come la serranda, lo sportello e i vari accessori, ci viene data una prima mano di vernice, quindi una vernice protettiva che è in questa fase qua di lavorazione. Noi poi a questa fase di lavorazione aggiungiamo il nostro cosiddetto cappotto termico. Che cosa significa? Come vengono coibentati gli edifici, i fabbricati, le nostre abitazioni per trattenere il calore all'interno, così lo stesso procedimento noi lo apportiamo sui nostri prodotti. La Helios infatti realizza un biotermocamino coibentato. Ma com'è nata questa idea? Questo è un vero e proprio brevetto praticamente. Sì, diciamo che siamo gli unici a voler utilizzare questo grado di coibentazione sui nostri termocamini. È nata proprio dalla caratteristica di quello che è un cappotto.
cappotto. Noi utilizziamo il cappotto per far, quando fa molto freddo, per evitare che la nostra temperatura corporea non si disperda nell'aria. Così è lo stesso procedimento per i nostri. E quindi questo, mi scusi, vuol dire che insomma il materiale che si utilizza per il riscaldamento viene utilizzato al massimo, viene ottimizzato. Viene sfruttato, infatti mettiamo questo materiale isolante, che è lo stesso materiale che si utilizza in edilizia per coibentare le nostre abitazioni. Successivamente, quando la macchina viene completamente rivestita da questo materiale, viene dato un ulteriore lamierino di per una rifinitura ancora più apprezzabile, per far sì che la nostra macchina sia una macchina esteticamente accettabile, carina, perfetta. Quindi non c'è alcuna dispersione di calore, nel senso che c'è proprio il massimo dell'efficienza di questi. Esatto, l'acqua all'interno nella macchina, quando viene riscaldata dalla fiamma, non disperde nell'ambiente dove il termocamino viene poi installato. Un'altra cosa che volevamo sottolineare è il fatto che, insomma, come potete vedere voi che ci seguite in questo momento, i camini vengono proprio realizzati qui. Insomma, termocamini, lì ci sono anche le termostufe, quindi macchine sempre che possono andare sia a pellet, a legna e vari tipi di combustibili. Il processo, tutto l'intero processo produttivo viene realizzato da noi qui in azienda. Ultimo step di questo excursus proprio nel settore produttivo del biotermocamino, dove siamo Paolo? Allora, nel reparto dove si assemblano un po' tutti i pezzi. Abbiamo visto prima la struttura che è il cuore del termocamino, l'abbiamo quando il taglio plasma stava eseguendo il primo taglio della serranda, abbiamo visto anche la serranda piegata. Qui adesso c'è una serranda finita, completa, già verniciata. Questa serranda va applicata poi sulla struttura, e quindi qua abbiamo già una forma più familiare a un termocamino, in questo caso è il modello più piccolino che noi produciamo, però già è più apprezzabile il grado di rifinitura che noi ci prodighiamo a realizzare macchine. Ecco, questi sono già pronti per essere spediti su richiesta? Sì, sì, devono essere completati, in questo caso manca lo sportello. Rifiniti? Sì, sì, però nel complesso è un 90% di grado di completamento. Lei mi diceva che in questo periodo state producendo biotermocamini. Sì. Quando producete stufe dovete cambiare, diciamo, tutte le impostazioni? Le postazioni cambiano un po' i macchinari con cui lavoriamo, sono strutture differenti, quindi sono due processi produttivi differenti. In questo caso noi stiamo completando termocamini, quindi un po' gli ultimi componenti dei termocamini. In questo caso è il montaggio proprio di uno sportello di un termocamino. Spieghiamolo. Sì, allora abbiamo visto quindi la struttura saldata, la struttura coibentata, che è il vostro caratteristica, la nostra peculiarità, la serranda, che era quella che prima il plasma stava tagliando e poi è stata piegata, è stata verniciata, viene apposta alla struttura la serranda, e adesso ci va lo sportello. Lo sportello che è una parte fondamentale di un termocamino, perché abbiamo detto che dovendo riscaldare acqua la fiamma non deve poter dare calore all'ambiente, quindi noi con lo sportello concentriamo il calore tutto all'interno della struttura. Quindi è importante una chiusura ermetica, per così dire? Sì, 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 lo sportello è fondamentale, perché i nostri prodotti possono funzionare anche a sportello completamente aperto come un classico focolare. Non saranno più destinati a poter riscaldare il riscaldamento in quel caso. L'ha detto, sta completando il montaggio dei piantoni con i contrappesi, sono strutture dove lo sportello può scorrere, abbiamo detto che lo sportello ha un movimento verticale e anche un'apertura battente. In questo caso questi componenti sono fondamentali per permettere lo scorrimento verticale dello sportello.
Ed ora entriamo nello showroom finale, lo possiamo chiamare così? È una piccola sala dimostrativa, è una sala un po' polivalente, oltre a essere dimostrativa dove il cliente può apprezzare un nostro prodotto in funzione, viene anche spesso usata un po' come sala prova. Noi stiamo apprezzando molto il calore. Sì, effettivamente queste macchine riscaldano bene. In questa sala sono esposti un po' tutti i nostri prodotti. Questa è una stufa? Questa è una stufa, sempre macchine idro parliamo, quindi macchine che possono essere collegate a un riscaldamento. Una stufa pellet e nocciolino. La seconda macchina qui in funzione è, diciamo, una macchina già un po' più complessa. Abbiamo parlato di biotermocamino, quindi una macchina che può andare sia a legna che a pellet e a vari combustibili granulari. Questo è il suo omonimo in stufa, questa è una biostufa. È una macchina che ha le stesse caratteristiche come combustibili, quindi anche questa può andare a pellet, legna e combustibili vari, però ha più l'aspetto di una stufa. Diciamo, le distinzioni che noi facciamo con i clienti è: utilizzi più il pellet e meno la legna, prendi una stufa. Utilizzi più la legna e meno il pellet, ti prendi un biotermocamino. Eccolo qui, questo è il prodotto, esatto, finito. Questo è il classico nostro biotermocamino, primo prodotto realizzato dalla Helios, il nostro prodotto di punta. E anche nella sua configurazione, diciamo, più completa, hai quindi il serbatoio per il pellet ed è anche preinstallato da noi il kit idraulico per far sì che questa macchina possa essere tranquillamente installata in un'abitazione dove c'è anche già presente un'altra fonte di riscaldamento come una caldaia a gas, una caldaia murale. Allora, chi ci sta seguendo vuole capire, insomma, un po' anche come effettuare una scelta mirata, no? in questo settore. Praticamente voi a chi consigliate di installare un biotermocamino? Appartamenti, villette? Quanto deve essere grande un'abitazione per avere il massimo della caloria? Le nostre macchine possono andare bene tranquillamente in superfici dai 100 metri quadri fino ai 300 metri quadri di media, poi dipende molto, anche influisce l'altezza di un'abitazione. Il termocamino, diciamo che è il classico prodotto, chi lo sceglie, chi è amante della tradizione. Nelle nostre zone 9 case su 10 hanno un camino tradizionale, il classico focolare dove chiunque di noi è cresciuto vicino, quindi il passaggio al termocamino è per abbinare la tradizione alla tecnologia, quindi con il focolare dove tutti noi siamo cresciuti lo sfruttiamo oggi per poterci riscaldare, quindi creare calore all'interno dell'abitazione con tutti i termosifoni o anche la classica produzione di acqua calda sanitaria. Quindi il termocamino nasce nel cuore delle persone irpine, visto che abbiamo parlato del Made in Irpina prima. Prima di ritornare da Rocco De Luca per le conclusioni di questa puntata di Ricchezze del Territorio, Paolo, lei ci voleva parlare di un'altra vostra produzione, quella del draghetto. Che esatto. Cos'è? Il draghetto, diciamo, è un accessorio, nello specifico è un bruciatore che permette di trasformare un classico termocamino che va solo a legna a pellet e a combustibili granulari, quindi diciamo che è un kit di trasformazione utile per chi possiede già un termocamino e magari o con l'avanzare dell'età o con la praticità delle accensioni automatiche al pellet vuole trasformare la sua macchina avvicinandosi un po' a quella che è la tecnologia dei giorni nostri. Quindi non c'è bisogno di smantellare tutta la parete per riuscire ad avere... Bisogna solo creare uno spazio sul lato dove si sceglie l'installazione, come lo si può apprezzare in questo contesto, si inserisce da sotto e nella camera di combustione avremo il nuovo braciere che in questo caso sta utilizzando il pellet. Bene, ringraziamo Paolo che ci ha aiutato a capire come si realizza un biotermocamino e ci ha dato sicuramente dei suggerimenti molto interessanti e importanti anche per chi in questo momento è chiamato a scegliere magari il tipo di riscaldamento che vuole installare nella propria abitazione. E torniamo da Rocco De Luca per le conclusioni di questa puntata.
E siamo in conclusione, ma anche per questa puntata di Ricchezze del Territorio. La Helios rappresenta sicuramente una ricchezza per il nostro territorio, per il territorio irpino, una realtà imprenditoriale in via di espansione. Questa puntata ci ha permesso anche di arricchire il nostro bagaglio culturale sul mondo del biotermocamino, ma sicuramente aiuterà anche ad arricchire un po' le tasche dei cittadini, perché abbiamo capito anche come risparmiare ed avere il massimo della caloria in casa, giusto? Sì, sì, immagino e spero soprattutto che questo sia sia emerso quello che sono le caratteristiche, siano emerse le caratteristiche dell'azienda, del prodotto, soprattutto anche il valore etico che diamo in tutto ciò che facciamo. Io vi ringrazio per la presenza e spero che sia, ripeto, proficua per tutti. Grazie a voi che ci avete seguito, arrivederci. www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone.